sì, l'hanno letto su Facebook. 600 mail. La diretta è cominciata. Poi la pagina Facebook. C'è la diretta. Due parole da parte del presidente del circolo, due parole soltanto per, se puoi passare. Volentieri. Volentieri, così spieghi anche le condizioni. Prego, siamo in diretta. Allora, un benvenuto ai pochissimi presenti e un benvenuto alle persone che spero siano numerose in streaming. Oggi, per la seconda volta, abbiamo il piacere e il privilegio di avere qui con noi Carlo Palermo, al quale do il benvenuto a nome di tutto il Circolo Arci di San Giuliano Terme, e in una situazione di emergenza per i problemi legati al Covid. Comunque siamo riusciti a fare un'iniziativa per la presentazione di un libro che credo arricchirà tutti quelli che avranno la fortuna di leggere. Chiudo e lascio volentieri la parola a Carlo Palermo. Buon proseguimento a tutti. Buonasera, sono diverse volte che sono qui a Pisa, ho dei ricordi che rimontano a un lontanissimo passato, verso la fine degli anni 80, i primi anni 90, e purtroppo avverto anche molta nostalgia, sia pur di quei difficilissimi tempi, ma che comunque, almeno sotto certi profili, un'apparente libertà lasciavano, a differenza di oggi. Ecco, io in questo incontro, che non è il primo per illustrare il nuovo libro, però traggo spunto da alcuni eventi attuali, dei quali ci occupiamo ogni giorno perché in un modo diretto o indiretto siamo sommersi da notizie e che in ogni caso subiscono una grossa influenza dalla problematica di carattere generale della situazione della pandemia che condiziona tutto. Però i due temi dai quali vorrei prendere spunto per trattare qualche argomento sono rappresentati dall'argomento della trattativa Stato-mafia, di cui ci si occupa ormai da diversi anni, ma con carenze che con il passare del tempo si accrescono sempre più. La trattativa Stato-mafia e il cosiddetto sistema Palamara, che è un argomento che è emerso in tutto il suo clamore, in particolare in questi ultimi giorni, anche se in realtà è da numeroso tempo che si parla di un sistema diciamo spartitorio di distribuzione di incarichi di potere all'interno della magistratura tramite il Consiglio Superiore della Magistratura e che in questi ultimi giorni sta manifestando sempre delle connotazioni di maggiore critica, in particolare nei confronti del potere giudiziario, quasi che ad essere colpito da diciamo questo insieme di accuse
che sono emerse nel corso dell'esame del caso Palamara, poi vengano trascinati tutti i magistrati e addirittura in questi giorni mi è capitato di ascoltare di proposte addirittura soppressive della figura dei giudici, quasi potesse rimettersi ad altri soggetti estranei l'esercizio del potere giudiziario. Dicevo, questo è un primo argomento. E il secondo argomento è in qualche modo anche collegato a questo, è l'argomento del patto Stato-mafia-massoneria, che è un argomento al quale sono molto legato, in quanto nell'esposizione molto sinteticamente degli attuali processi sulla trattativa Stato-mafia, in estrema sintesi, si sostiene che negli anni 92-93 sarebbe stato più che tentato, ma in realtà posto in essere, un contatto tra apparati dello Stato in persona di determinati funzionari di alto livello e appartenenti alla mafia, come se si fosse trattato di qualcosa che sarebbe avvenuto per la prima volta. In realtà a questa impostazione non mi sento di poter aderire, in quanto da impostazioni che ho seguito non solo recentemente, ma che ho vissuto nella mia esperienza e attraverso anche i contatti che ho avuto nella mia vita in vari ruoli che ho ricoperto e svolto anche con altri colleghi, io posso senza dubbio affermare che quella che è oggi definita come trattativa Stato-mafia non è la prima, ma è l'ultima manifestazione che è venuta all'attenzione della magistratura rispetto a un sistema di collusione tra appartenenti agli apparati dello Stato e appartenenti alla mafia, ai servizi segreti e alla massoneria, che rimontano, è dir poco, all'inizio della nostra Repubblica, perché quando si parla di massoneria deve essere ben chiaro che si parla di una entità occulta che trascende i tempi e le epoche contemporanee. Se si vuole esaminare il problema delle collusioni tra i vari poteri dello Stato, il potere più radicato e insieme occulto è proprio quello della massoneria, ma le sue radici e i suoi progetti e i suoi piani sono da rinvenirsi attraverso studi ed esami che debbono essere eseguiti molto approfonditamente e che non sono mai stati eseguiti. Noi abbiamo avuto in realtà tra gli anni 70 e poi gli anni 80, in particolare l'occasione di affrontare questa tematica quando emerse il ruolo in generale svolto dalla P2 di Di Sorgelli,
Però è bene subito precisare che tutto quanto emerse allora fu di una superficialità estrema, in quanto, a prescindere dalle conclusioni cui si pervenne, e cioè la mancata individuazione di specifici reati compiuti da questa loggia coperta e segreta, e quindi praticamente diciamo gli accertamenti sia da parte della commissione parlamentare d'inchiesta all'epoca presieduta da Tinanzelli, sia le indagini svolte dalla magistratura non furono in grado di individuare delle specifiche responsabilità penali, ebbero però quantomeno il merito di dar luogo alla emissione di una legge che ha vietato analoghe associazioni coperte, cioè segrete, legge che è presente nel nostro ordinamento appunto a seguito della scoperta della lista P2, ma che, ripeto, sia nella parte che riguarda le indagini svolte dalla commissione P2, sia le indagini svolte dalla magistratura a quell'epoca e anche successivamente quelle che sono state chiamate P3, P4, perché contenenti propaggini o personaggi o ruoli svolti da ex personaggi appartenenti alla P2, in realtà l'esame della loggia massonica P2 si è sempre limitata alla verifica della appartenenza o meno di determinati soggetti a questa loggia, con conseguenze che hanno prodotto sì determinate valutazioni e all'epoca anche determinate rimozioni di soggetti da apparati dello Stato, da amministrazioni dei nostri servizi segreti, da alcune indagini svolte in appartenenti ed esponenti della politica, della stampa, della stessa magistratura. Però in realtà ci si è sempre fermati a questi aspetti esterni, cioè rappresentati e individuati semplicemente nella appartenenza, quindi nella adesione a un progetto segreto. Ma poi quale sia stato in realtà il progetto segreto ispirato a dei principi di carattere esoterico e di carattere tramandato dall'antichità, come è tutto ciò che viene trattato dalla massoneria, e beh, su questo non è esistito mai alcun esame, non è esistita mai alcuna indagine e mai nessuna volontà di indagare su questi aspetti, nemmeno all'epoca della commissione d'inchiesta P2. Ci si è fermati solo, ripeto, e semplicemente all'enunciazione di certi principi e all'esame di quel documento che veniva definito il progetto di rinascita di Licio Gelli, che è nella sua presentazione un progetto di rinascita democratico, che però già nel nome stava a indicare una presentazione di un qualche cosa che era del tutto falso, in quanto di tutto poteva occuparsi quel progetto meno che di rinascita di un principio democratico. Era la pura rappresentazione
di un progetto di potere occulto. Quindi diciamo che anche in quelli che sono stati i principali aspetti esaminati nella contestualità di quei tempi, che ormai sono lontani 40 anni da oggi, noi vediamo che l'esame che da noi è stato compiuto sia dalla parte della magistratura sia da parte degli storici è purtroppo rimasta estremamente lacunosa. In che modo si conciliano questi due argomenti che io ho sommariamente indicato? Beh, si conciliano in pieno in quanto la massoneria, proprio perché in particolare l'abbiamo conosciuta in Italia attraverso la loggia P2 e i decenni che l'hanno preceduta e i decenni che l'hanno seguita, la massoneria l'abbiamo comunque conosciuta bene. Il fatto stesso che oggi il nome di Licio Gelli venga affermato nella sua importanza anche in relazione, ad esempio, faccio un nome, alla strage di Bologna, sta a indicare che la interconnessione, i collegamenti che esistono tra queste entità occulte che sono state presenti nella nostra democrazia dal 47, in realtà hanno fatto sì che questa democrazia in realtà si è fondata su dei presupposti di libertà e di trasparenza e di reale esercizio dei diritti costituzionali molto ma molto limitato. Se poi arriviamo al momento attuale, noi ci accorgiamo che tutti questi principi, che nemmeno, ripeto, abbiamo mai visto consolidati e materialmente esercitati nel nostro paese, stanno sfumando sempre di più nel nostro, così come negli altri paesi, a seguito di altri fatti. Ecco, questi sono i due temi, li vorrei dividere in una prima trattazione che facciamo in una prima ora, nella seconda ora trattiamo la seconda, cercando di essere agevolati da qualche domanda specifica, perché altrimenti il discorso diventa molto lungo. Io ti posso fare una domanda in relazione, essendo noi membri di un'organizzazione che vuole rifondare il Partito Comunista, partendo proprio dalle analisi dei padri storici del Movimento Comunista, che hanno sempre combattuto dalla prima internazionale questa organizzazione, perché l'hanno vista operare all'interno anche della stessa internazionale, grazie a uomini come Bakunin, Lassalle, Mazzini e via di seguito, dove appunto Marx ed Engels hanno dovuto fare una battaglia specifica nei confronti di questi soggetti, perché appunto portatori di un metodo anche, quello dell'infiltrazione, per arrivare alla eterodirezione, diciamo, dell'internazionale, perché il lavoro di queste persone nell'internazionale è quello di costruire delle logge, no? E quindi svuotare dall'interno questa organizzazione. Questa cosa è importante perché si viene anche a definire meglio il concetto di dittatura borghese, no? Cioè, traducendo all'oggi quel processo storico dei poteri legati alla proprietà privata, che hanno appunto nella massoneria la massima evoluzione. Io potrei dire, dagli studi che ho fatto, che parte dalla Bibbia questo tipo di concetto, il famoso rapporto tra Adamo ed Eva e quel famoso albero della mela, no? È proprio il rapporto in cui nasce il concetto di proprietà, cioè quest'albero è mio, questo frutto è mio, e questa divinità dà quest'ordine assoluto che se tu trasgredisci vai fuori dall'Eden, vieni punito da questa entità.
E lì nasce il concetto della proprietà, che si traduce poi, diciamo, in termini politici, in, diciamo, nella proprietà feudale, nella proprietà, diciamo, borghese, e quindi questa proprietà ha un suo ciclo e viene mantenuta nell'ambito della storia e assorbita nella fase attuale da questa organizzazione che è tipicamente, diciamo, di stampo borghese. Difatti nasce, si sviluppa man mano che si sviluppa anche il capitalismo, il modo di produzione capitalistico. E quindi vediamo però che nel capitalismo c'è questo strano, questa, diciamo, presenza di una visione esoterica, di questa, man mano che lo si studia, si vede proprio che il capitalismo è impregnato di questa ideologia, di questo modo di procedere che fa riferimento anche a dei valori che sono tutti interni a delle religioni. Cioè il capitalismo si sviluppa moltissimo nella fase anche della riforma protestante, no? Ha proprio una crescita esponenziale, perché esistono dei teologi che enunciano che appunto la ricchezza è un fatto di dimostrazione di azione, no? Anche in terra. Questa cosa appunto in netto contrasto anche all'interno stesso diciamo dei processi religiosi, no? In contrasto con quello che è lo spirito originario, diciamo, di Gesù Cristo, no? Che metteva invece un premio solo nell'aldilà e non nell'aldiquà. Questa cosa è fondamentale per capire come mai ci sia sempre questo nesso con le religioni, cioè il sistema capitalistico ha un legame strettissimo con tutta la religiosità, soprattutto di stampo ebraico, cristiano protestante e islamico, dove ha una forte le eresie che ci sono nel mondo cattolico servono a reintrodurre questo concetto, questo legame tra la proprietà e diciamo la proprietà, la ricchezza e il credente. E questa cosa io poi l'ho ritrovata anche dentro le battaglie politiche, diciamo, della sinistra. Il pensiero, diciamo, dei cosiddetti, tra virgolette, riformisti rispetto ai rivoluzionari è uno scontro tra il fatto di lottare per un mondo migliore rispetto al fatto che il capitalismo è già il mondo migliore, tipico dei riformisti, cioè dell'accettazione comunque del sistema attuale, e come appunto i comunisti hanno dovuto lottare per far capire che, come intendiamo noi l'eguaglianza, non è l'eguaglianza come la intendono dentro una società borghese, dove appunto l'eguaglianza, se poi si va a grattare, no? A vedere nel concreto questo sistema, questa eguaglianza non c'è. E io credo proprio che tutto quello che Carlo ha scoperto vada proprio a intrecciarsi con questo tipo di logica, che è una logica che prevede una superiorità di questi signori che sono proprietari di questi meccanismi anche di carattere storico, che li fa ritenere al di sopra di tutto e di tutti. Quindi loro possono giustificare anche i loro crimini, perché sono dentro ad un disegno che loro sanno interpretare, perché appunto, essendo portatori di questa visione di collegamento con una divinità, produce una superiorità sostanziale che determina la possibilità per loro di commettere anche crimini, perché è giustificata questa cosa per loro, perché loro quando operano sanno esattamente che anche quel crimine è a fin di bene, quindi loro hanno la giustificazione suprema rispetto alle cose terrene. E difatti guai processare un massone, perché loro non riconoscono il tribunale di uno stato laico, no? Anzi, prevedono che l'unico tribunale che li può giudicare è il tribunale massonico, no? Sono proprio uno stato nello stato. Questa cosa è proprio palese quando si va a prenderli con le mani nel sacco, non si dice. La domanda è molto articolata. Io però la riporto al primo degli argomenti che avevo indicato, e cioè alla trattativa
sadomafia e diciamo così anche a certi inquadramenti e certe considerazioni che io mi sono permesso di rappresentare le esigenze che vadano ampliati rispetto alle tesi che, sia pur con importanza fondamentale, sono state fino adesso accertate quantomeno con una sentenza di primo grado. E vorrei in particolare ricordare uno dei personaggi sulla base delle cui dichiarazioni si reggono al numerose esposizioni e considerazioni svolte in quel processo, sono le dichiarazioni del mancato collaboratore di giustizia Luigi Ilardo, che venne ucciso praticamente non appena manifestò la sua intenzione di collaborare. Ecco, perché voglio partire da questo? Voglio partire da questo perché bisogna intanto tenere presente che le dichiarazioni di Luigi Ilardo sono presenti in un rapporto del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, primo rapporto investigativo del 30 luglio 96, indagine Grande Oriente, cioè nel nome ma anche nel suo contenuto di questo rapporto, sia pur in numerosi e specifici particolari sui quali si sofferma Luigi Ilardo, riguardano la massoneria. Eppure della massoneria non si parla nella trattativa Stato-mafia. E così come ci si sofferma su determinati aspetti che sono i più recenti della trattativa Stato-mafia, laddove le stesse dichiarazioni di Luigi Ilardo non si fermano assolutamente solo ed esclusivamente alla descrizione del periodo degli anni 90, ma si estendono anche al periodo anteriore, e cioè al periodo degli anni 80. Però su questi altri argomenti non si parla né nel processo sulla trattativa Stato-mafia e nemmeno nei pur numerosi libri e volumi che sono stati scritti su questi argomenti. E invece sono importanti le considerazioni e le affermazioni di Luigi Ilardo. Perché? Perché anche se lui effettua delle dichiarazioni talvolta generiche e comunque, diciamo così, valide per l'ultimo periodo di tempo, lui estende molte delle sue dichiarazioni anche al periodo che ha riguardato la presenza del sottoscritto in Sicilia e il periodo successivo nel quale fu il Partito Socialista quello che dal 1982-83
prese il sopravvento in Italia rispetto agli altri partiti, e per qualche anno vide nella figura dell'onorevole Craxi l'esercizio di un potere che si andò a sostituire a quelli che erano in precedenza stati esercitati da forme di governo, diciamo, più centrali, ma che con il personaggio di Bettino Craxi invece trovarono un'evoluzione, e questa evoluzione poi proseguì con la figura di Martelli nel momento in cui Bettino Craxi si mise quasi un po' in disparte tra gli anni 89 e 90, e invece sulla scena balzò in modo più diciamo imponente la figura di Claudio Martelli, che fino a quel momento era stato segretario, no? Vice segretario e vicepresidente. Ecco, perché cito questi episodi? Perché Luigi Ilardo rende delle dichiarazioni precise, specifiche, ma che sistematicamente non vengono mai citate e menzionate, e che indicano responsabilità del Partito Socialista e di questi esponenti, dei suoi massimi esponenti, in particolare proprio per quanto riguarda l'attentato di Pizzolungo e anche per gli attentati compiuti nei confronti di Giovanni Falcone, e vengono fatti nomi, cognomi e indicate circostanze circostanziate, in particolare per quanto riguarda la strage di Pizzolungo vengono indicate delle circostanze da lui apprese proprio da coloro che avrebbero partecipato alla commissione dei fatti per i quali in origine furono condannati e poi furono assolti nei gradi successivi, e che accanto a lui, accanto a Luigi Ilardo, queste dichiarazioni fanno affiancate ad altre, rese da altri collaboratori di giustizia in questo caso, fanno pensare che quel processo venne in qualche modo aggiustato così. Ecco, e perché riporto queste circostanze che sono discordanti rispetto alle ricostruzioni fatte nel periodo delle stragi del 92? E beh, perché indicano delle responsabilità facenti capo a un altro partito, lasciamo perdere le responsabilità personali e soggettive che vanno indicate, individuate nelle loro componenti prima di poter essere accertate con esattezza. Però rimane un dato di fatto che semplicemente dal quadro che lui descrive un qualche cosa di ben preciso, e cioè che la mafia segue il potere, quindi non è un qualche cosa che si è riscontrato solo nell'ultimo periodo del 92-93 fino al momento in cui è scattato il cambiamento e allora si sarebbero manifestate, diciamo, certi agganci, certi collegamenti tra autorità dello Stato e autorità abbastanza nascoste, come era quella, la figura di Ciancimino, diciamo così, della mafia. Ma anche prima, ovvero nel periodo in cui a
ad esempio sono stato presente io, vi erano queste collusioni, o almeno vi erano come tali considerate, e su queste, anche su queste, Ilardo ha effettuato dichiarazioni. E non è che sono degli argomenti di poca importanza, perché non dimentichiamo che il sottoscritto, prima di subire l'attentato a Trapani, dove appunto lavorai soltanto 40 giorni, e beh, io avevo lavorato a Trento scontrandomi con il Partito Socialista Italiano, e chi fermò materialmente l'inchiesta di Trento, alla fine facendo spostare tutte le carte da Trento all'autorità di Venezia, all'autorità giudiziaria di Venezia, fu quel Capriotti nel 1984 che fece di nascosto, senza che nessuno sapesse niente se non avvocati, un'istanza alla Procura Generale della Cassazione a Roma per affermare, per lamentare che i colleghi del giudice Palermo avevano espresso la loro solidarietà nei confronti del dottor Palermo, e quindi tutto il Tribunale di Trento non era più un organo affidabile per le pronunce su tutto il materiale probatorio. Tutto questo avvenne nel silenzio più totale. Noi oggi sappiamo le notizie dei processi quasi il giorno prima di quando avvengano certi fatti. E beh, all'epoca non accadeva questo. Io ne venni a conoscenza solo per merito di mio padre, che aveva qualche conoscenza perché era stato magistrato e poi era avvocato in Cassazione, e solo per qualche sussurro io venni a sapere 15 giorni prima che stavano per togliere tutte le carte dal processo da Trento. Ecco, e quello fu l'ultimo atto, e Capriotti fece quell'atto. Gli atti vennero spostati e poi ricompare questo Capriotti nel 1992, ricevendo quell'incarico che viene tolto a Niccolò Amato, che è il magistrato che, diciamo così, aveva imposto la maggiore linea dura delle carceri di Trento. E subentra Capriotti, e poi un esponente del Partito Socialista, come comunque era Conso, perché apparteneva, mi pare, a quel partito. Quindi i cambiamenti quindi avvengono su quelle sollecitazioni, e io, lasciata la magistratura attiva a Trapani, vado al Ministero di Grazia e Giustizia. E da chi ricevo l'invito a la proposta esplicita di cancellarmi, come Carlo Palermo, e darmi un'altra identità in Canada per farmi lavorare presso un ente come era l'ICAO. Bassalli, altro esimio esponente socialista, che fu esattamente quello che lasciò poi il posto nel 91 al ministro Martelli per andare alla Corte Costituzionale. Questo per dire solo e semplicemente per indicare come dall'epoca più recente, quella degli anni 90, nella quale avvengono queste collusioni, questi piaceri, questo sistema, diciamo così, di interpenetrazione tra potere giudiziario, tra organizzazioni criminali, magistratura, sono presenti nell'epoca presente,
erano presenti nell'epoca degli anni 90, erano presenti nell'epoca anteriore. E se io continuo ad andare un po' più indietro e al momento in cui iniziai l'inchiesta nel 1980, parlo del 1980, il mio primo ostacolo all'inchiesta di Trento fu esattamente Arnaldo La Barbera, perché Arnaldo La Barbera cercò di impedire le inchieste di Trento compiendo degli atti falsi che io ho smascherato esattamente il 31 dicembre del 1980, minacciando di arrestarlo e facendo confessare a lui e agli agenti che avevano formulato un rapporto di sequestro falso, perché non indicavano chi aveva messo la morfina base dentro le bidoni che stavano a 3 metri di profondità. In quel modo, lui prendendo i meriti di far trovare la droga, ma nello stesso tempo di chiudere quell'inchiesta, perché nascondendo il nome che aveva effettuato quell'occultamento, avrebbe impedito tutto quello che poi io ho accertato solo e semplicemente perché scoprì quello esattamente fatto da lui e dai magistrati di Venezia che consentirono quella operazione e che poi mi misero sotto procedimento quando Craxi diventò il nuovo soggetto sul quale io ho indagato negli anni 1983. Cioè, stiamo parlando degli stessi soggetti che hanno inquinato i processi degli anni 90. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo solo e semplicemente esaminare ciò che è avvenuto nel 92-93, sbagliamo, perché invece la commissione di questi rapporti è anteriore. E chi promosse l'iniziativa nei miei confronti della Procura Generale a Roma fu il sostituto procuratore generale di Roma, Guasco, che nel 1978 aveva avocato il processo alla Cassazione, il processo alla Corte d'Appello, il processo sul sequestro di Aldo Moro. Cioè, stiamo parlando di persone, di personaggi e di fatti che sono i fatti della nostra storia. Quindi noi nel momento in cui cerchiamo di comprendere e di definire la situazione di oggi, che da una parte vede accertamenti fatti dalla magistratura che sfiorano, toccano dei vertici delle nostre istituzioni, fino al Presidente della Repubblica, fino ai suoi ministri, a alti rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, appartenenti alla criminalità e a Cosa Nostra, ecco, dobbiamo tenere presente che queste collusioni erano presenti già dal passato, con la differenza che nel passato non sono emerse proprio e sono state accettate per pacifiche, in quanto per pacifico dal 1947, strage di Portella delle Ginestre, e poi i tentativi di golpe tra gli anni 60, 70 e così via di seguito, tutti i procedimenti hanno presentato le lacune di non far emergere tutti quei segreti di Stato che vi erano allora e continuano a esservi oggi a distanza di oltre 70 anni. Ecco, e quindi noi abbiamo una realtà che è una falsa democrazia, perché non l'abbiamo mai avuta, perché la sinistra, il Partito Comunista in particolare, non avrebbe potuto avere titolo ad entrare dentro un governo fino alla caduta del crollo del muro di Berlino, perché se fosse entrato dentro un governo avrebbe avuto il titolo e il diritto di conoscere i patti segreti che invece vedevano Stay Behind e Clavio esattamente contro l'ingresso del
Partito Comunista nel nostro governo, visto che l'invasione che era stata paventata alla fine della guerra non si era materialmente verificata. E questo, diciamo, è solo un aspetto, perché fino adesso io ho indicato degli episodi, diciamo così, però gli episodi vanno indicati, per se non altro per collocarli nelle epoche, ma non ho indicato la massoneria, perché non ci dobbiamo dimenticare che durante tutto questo periodo, dallo sbarco degli americani in Sicilia fino ad oggi, noi siamo stati sotto una massoneria trasversale che ha riguardato, si badi bene, tutti. Ripeto, il settore della massoneria è il settore più difficile da esaminare, perché fino adesso si sono sempre e solo esaminati certi aspetti che sono stati di carattere superficiale e formale. La commissione P2 si è fermata alla commissione P2, punto. Io pure personalmente, quando ci scrissi il libro sopra il quarto livello nel 1996, la considerai al quarto livello, insieme con i centri bancari, i centri finanziari internazionali che comandavano e dirigevano nel mondo. Non immaginavo a quell'epoca che già tra carte che erano presenti negli anni '80, invece era già presente la piramide superiore della P2, la piramide rovesciata, e quella era presente e voglia da decenni prima, e quella è rimasta esattamente intonsa, non sfiorata, non toccata. Non c'è uno che ne parli di questa piramide rovesciata, eppure è presente negli atti. Io l'ho mostrata, non in quest'ultimo libro, l'ho mostrata già nel libro La Bestia, ma è mai possibile che è stata indicata da Tina Anselmi, da scrittori, nel momento in cui non veniva individuata, riconoscendo che non ci si è indagato, e quando poi è emersa in tutta la sua evidenza, è subentrato il silenzio più totale. Guardate, perché io mostro questi documenti, ormai il libro La Bestia l'ho scritto da anni, e queste indicazioni non so se le riesce a indicare, dove io indico con la manina, la P con la 2, il 2 al quadrato. Lo riesce a inquadrare? Sì, si inquadra. Lo riesce a inquadrare? Si vede bene. Anche sotto, se la P2 viene indicata sette volte, e viene detto che ha sede a Ginevra e Chicago. Stiamo parlando di un'altra cosa, di un'altra entità che sta sopra e che rappresenta il quinto livello sovrastante, riunificante. Questo è il discorso. E che cos'è questa, di cui fa anche nomi di persone che non erano presenti nell'elenco della P2, ma che sono indicati in questo documento, che è della fine dell'83, in 7 pagine, e dove sono indicati personaggi? Questo documento contiene i nomi del futuro. Questo che vedete al centro, Peter de Savary, è tuttora vivente. Era stato alleato e compagno d'affari di Donald Trump. Ha parlato contro Donald
Trump, evidenziando i suoi difetti durante le sue elezioni, ma questo documento vede qui a sinistra Mahmoud Fustoc, che è il è la famiglia intermediaria dei reali di Riyadh, che sono rimasti dal passato al presente a essere gli intermediari che lucrano sui traffici di armi, e questo documento proviene dall'ambiente dei servizi segreti nei quali erano presenti tutti quanti quei soggetti che erano collocati esattamente nella piramide rovesciata, e qui si vedono i soggetti, questi nomi: Nelson Bunker Hunt, l'Artok Bank, Peter de Savary, sono nomi che escono dalle tasche di Roberto Calvi quando viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Questi bancari che stanno qui, banchieri e bancari nel vero senso della parola, perché rappresentano il potere bancario della Sicilia, della Cassa di Risparmio e del Banco di Sicilia, nei loro potentati, che poi sono stati cancellati, distrutti e assorbiti dalle banche nazionali dopo gli eventi del 92, perché non dimentichiamoci che la Sicilia non ha subito solo attentati materiali di mafia che ha eliminato persone fisiche, ha eliminato banche, ha assorbito banche, potere, ha sostituito potere a potere. Ecco, e su questo indagava lo stesso Giovanni Falcone, lo so perché l'ho visto nell'85 mentre io svolgevo le indagini, perché sono cose che si sapevano, non c'erano le prove, c'erano dei documenti che sono stati taciuti, ma tutto questo in fin dei conti l'ho citato perché? Perché in questo documento, dove ci stanno questi riassunti di responsabilità superiori, qua sotto, se leggete, sta scritto su tutto il servizio, sovrintende il KGB, sezione MA, colonnello Vasilij Krupshov, e la e ci stanno i rapporti con la Libia di Gheddafi, che erano anche collegati, sempre in questo documento, con Settembre Nero. E quindi possiamo dire che erano presenti, ecco, Settembre Nero, quello che all'epoca mia, e cioè anni 1980-83, io non sapevo, mi è stato taciuto che i miei indiziati erano palestinesi, era scritto in questo documento in cui era indicato il livello superiore, il livello dei segreti di Stato. E non per niente, e qua dentro si parla di Settembre Nero e si parla praticamente delle indagini fatte da me, perché vengo citato tre volte in questo documento qui, e viene spiegato che cosa avevano realizzato negli anni Ottanta tramite il cosiddetto Lodo Moro, che era nato per proteggere il nostro paese dagli attacchi terroristici di Settembre Nero. Era nato una cosa diversa, perché hanno quelli che sono sopravvissuti alle eliminazioni di Israele, dice,
hanno mantenuto i loro rapporti, i sopravvissuti, con i trafficanti, curando la consegna di droga e di armi nel Medio Oriente e in tutto il bacino del Mediterraneo, in cambio di una percentuale del carico, 15% o in denaro. Cioè praticamente i palestinesi nei confronti dei quali gran parte della sinistra è stata sempre simpatizzante ideologicamente per la libertà della Palestina contro Israele, convivano però in base a quelle garanzie di impunità avute e ricevute in Italia, convivano usufruendo di queste garanzie di impunità traffici di armi per i quali rimanevano impuniti perché erano garantiti dallo Stato, e chi ha fatto le indagini su quelle ha incontrato gli ostacoli che ha incontrato. Mi pare che siamo arrivati alle 16:58, se interrompiamo 2-3 minuti per finire la prima parte, la riprendiamo esattamente proprio tra un paio di minuti per iniziare la seconda parte sugli argomenti che riguardano i rapporti con la massoneria. Grazie.